Giulia Pelagatti è stata eliminata dalla Scuola di Amici 2017 e non accederà alla fase serale del programma, in onda a partire da sabato 24 marzo. Si infrange così il sogno dell'aspirante ballerina, che ha espresso il suo rammarico in una diretta Instagram in cui ha attaccato duramente lo show di Maria De Filippi. Nel bersaglio di Giulia finiscono soprattutto i fratelli coreografi Veronica e Giuliano Peparini, il cui parere, a suo dire, sarebbe dominante nella scelta degli allievi da portare al serale. Veronica Peparini mi odiava e quindi ovviamente suo fratello ha fatto come diceva lei. Mi hanno detto che sono bellissima, bravissima e che fra 2 anni lavorerò con lui, mi ha preso per il C o perché se no mi faceva passare al serale. Da quando si è saputo che Peparini avrebbe scelto chi passava, tutti hanno capito chi andava al serale e si sono distaccati. Si chiama Amici dei Peparini ed è abbastanza tutto programmato. È un programma televisivo, scelgono loro come far uscire le persone e la selezione fatta nella puntata di sabato 11 marzo ha stabilito che gli ammessi al serale saranno Sebastian, Shadi, Lo Strego, Oliviero, Mike Bird, Thomas, Andreas, Vittoria, Riccardo, Federica, Cosimo e Michele. In particolare, Giulia ha riflettuto sulla scelta di Vittoria Markov, che pure era stata pesantemente criticata da Alessandra Celentano per questioni di peso. Vogliono certe reazioni e tutte le critiche a Vittoria erano studiare per crearle un personaggio. Io ero troppo normale e hanno fatto vedere di me ciò che volevano e anche se Bado ha capito e anche se pensava fossi una brava ballerina, quando Maria gli ha chiesto chi oltre lui meritava il serale non ha fatto il mio nome perché ha capito dove tirava il vento. Per dinamiche non sono rientrata e probabilmente avrei dovuto fare altro oltre che ballare, non è che ti dicono come comportarti, però devi reagire come vogliono loro. Giulia Pelagatti ha quindi virato su temi più personali. Da sempre, Amici è successo anche grazie alle dinamiche tra i personaggi e ai tanti flirt nati nel corso della trasmissione, spesso sfociati in storie d'amore. La ballerina parla della sua liaison con Riccardo Marcuzzo e di quella tra Mike Bird e Shadi, entrambe mai sfociate in qualcosa di ufficiale. Con Riccardo c'è stato qualcosa ed era reciproco, ma lui mi ha fatto passare per quella matta perché non voleva dire niente finché eravamo dentro, ora sono fuori e parlo di me e forse si vergognava, non so. Con Shadi non c'è mai stato nulla, lei con Mike sì ma non si sono messi assieme. Tanti sono gli attacchi piovuti contro Giulia dopo queste parole. La Pelagatti ha chiuso con questo commento, precisando di non voler più intervenire sull'argomento. Chi se ne frega.